Noi oggi siamo qui in piazza perché Renzi sta facendo la sua solita passerella all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico e quindi siamo qui perché per tutto quest'autunno siamo scesi in piazza contro le sue politiche, in particolare contro il Jobs Act e la buona scuola. Il Jobs Act è già passato in Parlamento e la buona scuola sarà presentata proprio in questi giorni e quindi vogliamo dirgli di persona, anche se ovviamente non ci è permesso avvicinarci a lui, tutto quello che pensiamo delle sue politiche. La buona scuola porterà di fatto a una privatizzazione della scuola pubblica, perché con la buona scuola si dice che il finanziamento dell'istruzione non è più solo un onere dello Stato. Questo vuol dire accesso a fondi privati alla scuola, vuol dire che i privati ovviamente finanzieranno solo le scuole che sono utili alle loro aziende, come ad esempio gli istituti tecnici a discapito dei licei, e soprattutto i fondi non arriveranno in modo omogeneo a livello nazionale, ma solo nelle zone dove ci sia una sufficiente ricchezza o sufficienti aziende disposte ad investire sulla scuola. Crediamo che sia assolutamente ingiusto e anche controproducente per lo sviluppo e il futuro che il mondo della scuola sia subordinato al mondo del lavoro, che anzi dovrebbe essere il mondo del lavoro ad aggiornarsi in base alle nuove risorse che l'istruzione fornisce. Con la buona scuola gli studenti vengono già inseriti nel mondo del lavoro attraverso l'apprendistato, che è un contratto di lavoro sottopagato che anticipa l'ingresso degli studenti in un mondo del lavoro fatto di sfruttamento. Siamo scesi in piazza anche contro il Jobs Act, che è una politica che rende la precarietà, che è una condizione lavorativa che noi giovani fondamentalmente subiamo, come una condizione quasi permanente con il contratto a tutte le crescenti. Ma continueremo a scendere in piazza adesso che la buona scuola arriva in Parlamento il 12 marzo, facendo cortei in tutta Italia per chiedere lo stop alla buona scuola. Non è questa la nostra buona scuola e continuiamo a dirlo oggi e continueremo a dirlo per tutta la primavera. A quel Matteo Renzi che quest'estate diceva di essere stanco del solito autunno caldo, degli studenti medi che riescono a mobilitarsi solo ad ottobre. Bene, gli facciamo vedere che a febbraio siamo pronti ad accoglierlo nella nostra città e soprattutto che anche noi siamo stanchi dell'autunno caldo e che se pensa che basti spostare l'approvazione della buona scuola ai mesi più freddi, alla primavera, beh, di sicuro non smetteremo di scendere in piazza. Posso dirvi che l'Aula Magna era del tutto militarizzata anche all'interno, cioè questo dispositivo di polizia che voi vedete qua davanti al Politecnico era ugualmente forte all'interno dell'Aula Magna. Abbiamo avuto la Digos che ci fiatava sul collo fino a 5 minuti prima che intervenissimo, quindi la contestazione che avevamo pensato di portare all'interno non siamo riusciti a portarla in atto come avevamo sperato e difatti io sono un po' deluso da questo punto di vista. Sono riuscito solamente a raggiungere il palco dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, sono riuscito ad alzare il cappello da pagliaccio che gli avevamo preparato, che avevamo pensato di regalargli, e poi sono stato portato via dalle forze dell'ordine e sono stato strattonato fino a dietro l'Aula Magna. Questa è la situazione che ho vissuto dentro dopo l'intervento che ho avuto modo di fare. Voletti in un call center, Renzini.